La vita di Rocchetta Sant'Antonio d'estate si modifica profondamente. I lenti ritmi invernali vengono bruscamente accelerati. Il ritorno massiccio degli emigrati per le ferie riempie le case e le strade e consente finalmente alle due metà del paese di ritrovarsi in un'atmosfera di eccitazione e di festa. Le occasioni di incontro, di confronto e di scambio si moltiplicano. Franco, tu non l'avevi mai vista lei prima? Beh, eppure... L'ho fatto ieri, l'ho fatto una guardatina in macchina. Ah, l'hai puntata subito ieri. Ma l'avevi... cioè, ma non è la prima anno che viene alla Rocca lei, no? Cioè, sono venuto 2 anni fa, però, da un parente qua, però non, so, non è che mi sono fermata. Era bambina, insomma. Era troppo piccola 1 anno fa. Quest'anno hai fatto tutto... Non l'avevi notata. Non l'avevo notata. Era pure ignia tu. Allora è meglio Milano. Preferisco Milano. Beh, alla Rocca soltanto che è in gelato, però. Ma perché fare trovi... la strada tutta perché in discesa. Certo bello vogliono a Milano, eh? Ah, a Milano ci sono i bei ragazzi. E allora sono solo qua. E noi che stiamo a fare qua? Può darsi che si prende un'altra terrona di qua, non lo so. Vabbè, sempre te. Una terrona, oh, vabbè. Terron. Sti polentoni, quando c'è, facendo pista. Franco dice che le ragazze di fuori, figlie di rocchettani che vengono qui, insomma, gli piacciono perché sono più moderne. Sono più facile. Così è, lo credo. Così è, Angelo, sono più facile. Seminarista che... Angelo! Logico, è più facile. Mi piace una Ma dopo le ragazze dell'Alta Italia non saranno delle arie, dico beh. No, si danno le arie. Vabbè, ma io quando stai governo tu non... per niente. Ah, io non sono un tipo che mi do arie, anzi perché sono timida. Prendi no. Sempre il secchio da vacca, sempre ci sono le ragazze di Rocchetta che si danno delle arie. Ah, non... Perciò fanno schifo. A me non mi piace. A me piacciono soltanto i milanesi. Davvero? A Milano noi, ad esempio, se io esco con uno e vedo un altro, quello lì non lo guardo più in faccia, preferisco l'altro che lui. Anche così, Quindi sta attento, quindi faresti così anche alla Rocca, adesso hai visto lui, ma se ne vedi un altro, questo non lo guardi più. Ma non lo so, non ancora, dipende dal tipo che è. Bisogna conoscere prima il carattere, Paolucci. Io vi. Sì, l'ho fatto. Comunque anche nel modo di vestire qua, ad esempio le vedove qui hanno un altro modo di vestire. Invece la Milano non passano neanche 6 mesi che già si vestono come noi ragazze. Ma qua... Ma qua, Angela, qua il fatto è che stanno ancora a una mentalità di 50 anni dietro Milano, insomma. Che tu la mentalità di 50 anni fa, dai. No. Che tu ti vuoi divertire con la ragazza di Milano, ma mica te la sposeresti? Allora. Ma di dai, so che mi fai la... No. Che occhioli! Che non è casca in televisione con occhioli. No. Sì, a usto. No, non so sposerebbe mai la Milano. Ah, vabbè, ma. Basta che una che qualsiasi perché. Dopo anni ma ad esempio a me non mi interessa sposare un meridionale, un lombardo, basta che uno così, cioè uno che sia un po' aggraziato, in grazia di Dio, ma comunque non mi interessa se è terone o lombardo. Come in grazia di Dio, con questo? Ma non mi interessa di fare. Ah, è perciò. Allora cos'è che ti interessa in un uomo? La felicità e basta. Bravo. In un uomo, cioè quello che cosa cerchi in un uomo?
Ah, in un uomo scelgo di più il carattere, il tipo, un tipo che si sappia divertire così, invece, ad esempio, a Milano sono tutti tipi che piace divertirsi così con le ragazze, oppure, invece qua no, almeno io qua adesso da un po', io vedo Ortonovo è tutto diverso, un altro paese più lontano di qua, tutto diverso. Sì, escono con le ragazze, però non è che, ad esempio, lui ha portato, perché ha portato la bombola a casa, mi ha conosciuto. Invece, scusa, invece lì a Ortonova ti vengono dietro, guardi dove abiti, poi la sera ti vengono a scocciare. Ma è tutta un'altra cosa diversa, non vabbè, è come qua. Già così, sì, io che non l'avevo conosciuto mo. Non tu pensare, ma siamo tu pure lì qua dentro. Ti sembra un comportamento oggi? Cioè... andare a scocciare alla gente, andare lì a suonare i campanelli, gridare. Almeno o fanno così tanto per stimarsi, oppure perché sono veramente scemi, non lo so. Mi sono fregato il gambo, guarda. Perché tu no? Mo fai un'offesa, allora si stronzo. Solo vabbè. Perché ha detto una cosa vera. Una cosa vera? Allora sei stupido. Ad esempio lui stasera mi ha invitato, io non sono sicura se esco o non esco. Ma già invitato. Ma uscire, mica andare chissà che a far che cosa. Già subito. No, io voglio sapere una cosa. L'ha invitata a far che? Passeggiare, a conoscere gli altri amici. A Giacinta, a compagnia, tutta la comitiva mia. Che l'altro non lo faccio conoscere, che sono stupido. Ah, ma se non mi va la comitiva non ci vengo più. No, no, la comitiva è abbastanza democratica, la comitiva mia. Democratica. Non è troppo pesante. Mi sta innamorando la signorina dopo. E allora fai tu, fatto così. Lui, già si era da là. Si è innamorati già. Dopo 10 secchi l'amore è fatto. Forse, sei già innamorato vicino a un secchio, pure. Adesso è, sono tante che è facile innamorarsi. Ho visto in fabbrica io dove ho lavorato io, dalla Retelli. Per Bach, niente, niente, niente. Facciamo un po' di coscienza fra noi operai. Che lo Stato va avanti e anche va avanti il padrone. Adesso la povera gioventù non può vivere perché? Perché il lavoro lo vuole alla gola. E perché lo vuole alla gola? Sì. E perché? Io di 5 anni già lavoravo, figlio caro. Se tu fai un discorso individuale è una cosa, se fai un discorso generico, un discorso di tutto quanto è no. Ah, ma tu scusa, perché dici così? Non dico direttamente. No, direttamente, tu in questo, tu ragionando così, condanni tutti i giovani, zo. E tu dici che i giovani vogliono fare più, hai condannato tutto qua. Non può lavorare. Allora secondo te ce ne sta facendo una cacciata perché i giovani insomma non vogliono fare più. Sono venuto proprio alla ditta dove lavoro io, la gioventù ha fatto una giornata e se n'è andata, dice non posso sentire il rumore. E figlio mio, il rumore si sente. Tu vuoi mettere prima cosa devi mettere un operaio in condizione. Perché proprio dove sto io, non c'è rumore. Noi lavoriamo però sacrificandoci. Il lavoro. Ma sacrificandoci, teniamoci allora, bene. Logicamente se io troverò un posto migliore domani io me ne vado, parliamoci chiaro. E tu in quel caso dirai, eccoci, quello lì non vuole lavorare. Sempre lavoro. Vabbè, ma tu mi dirai che io non voglio lavorare. Che facciamo le corde d'acciaio. Io di 60 anni lavoravo e facevo in via dove era sacro. Tu sei fai un. Li vedo parecchi giovani, proprio in via i paesani. Tu dici che. Se ne sono andato dopo 10 giorni. Che io faccio. Chi si faceva la calza, chi si faceva un recipetto, qua così si lavora in fabbro. Lo Stato non ne avviate le partenze tutte uguali, le avviate sbagliate, perché lo Stato non fa altro che dare non spazio una volta a un lato, non spazio un'altra volta a un altro lato e così via facendo. E questi sono i risultati. E quei spazi là poi sono di poco tempo. Per esempio noi che abbiamo visto, anche se avremmo dovuto parlare per la concessione dei terreni, hanno dato 6 ettari. 6 ettari era sufficienza per 10 anni a una famiglia. Perché qui era il padre e la madre più 3-4 figli, piccoli. Dopo 10 anni che sto figlio aveva 5 anni quando ha avuto il potere, quando è diventato a 15 anni, 18 anni il primo figlio, il potere non è più sufficiente per lavorare, per vivere, e allora il figlio se n'è andato. E così andare avanti. Ogni azione non è una lunga durata. Si costruisce una fabbrica, si costruisce un zoo per 1000 persone, ma se poi la fabbrica la vogliamo tenere sempre per 1000 persone, è logico che noi ci restiamo in difficoltà. Si deve sapere che dopo 10 anni la fabbrica deve occupare altre 1000 persone per poter sempre portare il suo livello di occupazione. E qui la domanda che deve rivolgere a loro. Che preferite voi? Vedere, lavorare in fabbrica e a vedere i neon la sera per corso o stare nella masseria isolato con un cuocione in cima a faccio cucù, cucù.
Ma questo noi non lo vogliamo perché siamo giovani. Se avevamo pure noi una certa età di 20, 25 anni oppure di più, sì che ci piacerebbe a stare vicino al paese. È sempre un'altra cosa che te stare a 1000 km che stare a 10 km. Ti spiego. A me mi piace più in Germania perché non mi piace a me questa agricoltura, queste cose, perché non ci sono abituato. No, guarda, a te non ti piace perché qui a Rocchetta non c'è nessun divertimento, ecco perché non ti piace. In Germania te hai la possibilità di divertirti e allora ti piace stare in Germania. Ma se c'era il divertimento qui a Rocchetta, ti facevo vedere che te era più meglio stare a Rocchetta che non in Germania. Non c'è dove andare a ballare. Non c'è, per esempio, vai in un bar, esci, entri in un altro bar. Entri nell'altro bar, esci e vai in un altro bar, è finito, poi ti devi sedere. E quello è il divertimento che c'è l'orchestra. Non è che ci sia, per esempio, dei locali in cui i giovani possono riunirsi, discutere dei problemi, fare insomma, divertirsi. Questo non c'è. Ecco il divertimento che vogliamo noi giovani. Guarda, non bisogna costruire il divertimento. Il divertimento è una cosa innanzitutto che non è necessaria, il divertimento è, come si dice, viziosa. Qua ci vuole innanzitutto il tenore di vita. Tu devi trovare il lavoro e devi trovare la possibilità di poter vivere e soddisfarti in te stesso limitatamente. Se poi ti vuoi chiedi divertimento vizioso, è logico che qui... Ma non divertimento vizioso, mica la vita è fatta soltanto devi lavorare e devi aspettare la vecchiaia quando arriva. E questo no. La giovane vuole la salda la salda ballo, vuole lo spogliarello, vuole il varietà, vuole quindi la donna che la trova sulla strada, andiamo 5.000, vuole la sua macchina, spostarla da un paese all'altro. Io questo non le voglio, perché non le ho mai conosciute. Se non le voleva anche io, perché mica io non sono potuto di carne e osso come lui. E noi vogliamo sia il lavoro, sia il divertimento, tutto noi vogliamo. Non è che siamo vagabondi. A lavorare vogliamo lavorare. Dov'è il lavoro dentro Rocchetta? Te ne devi andare a forza. No, siamo d'accordo. Appunto perché ti dico... se qua, per dire, facevano una fabbrica, cose divertenti, noi ci stavamo qua, non ce ne andavamo all'estero. E questo sto dicendo io. Prima che noi andiamo a chiedere il divertimento, dobbiamo costruire il lavoro. Allora parlare non ci capiamo. Questo lavoro o lo dobbiamo costruire tipo industria di fabbrica, o lo dobbiamo costruire tipo industria agricola, o in ortaggio, o in tutte maniere. Prima però bisogna costruire un tipo di lavoro. Perché è logico, si sa che quando noi si è costituito un tipo di lavoro, c'è il raggruppamento di persone. Quando ci sarà il raggruppamento di persone, tu non vieni più a un bar, non trovi nessuno e ti sposta, vai all'altro bar, non trovi nessuno e ti sposta, vai all'altro bar, trovi un amico e dici due ghiacce e fa notte. Troverai subito le persone, troverai subito la sala da ballo, troverai subito il cinema tutte le sere, troverai subito le strade, le luci e tutte le altre cose, i corsi da passeggiare, troverai l'amico che ti dirà, beh, facciamoci una passeggiata stasera, non andiamo al cinema, non andiamo al bar perché siamo state ieri sera e abbiamo preso una sbornia. Però prima di tutte queste ci vuole la partenza della costruzione del lavoro. Alcuni ignoranti ce la mette. Che cazzo mi ha parlato? Tu mi parli mo che fa la festa e ti metti in cima con la chitarra e fai wah wah. È pazzo. Solo quello, è pazzo, wah wah. È pazzo, wah wah. Che cazzo mi ha parlato turro politico? Turro politico. Ma la politica pure mano a te. Ma ringrazia la veramente lo padre eterno che la buona marattanda ha lasciato un po' di quello. Sotto la faccia lo sapponte, lo stonato di questo. Vieta la cazzo, che mi ha parlato? Tu parlo solo la lingua. I guaglioni, i compagni tutti, sprecano! Se noi non ci stiamo insieme, se l'abbiamo sprecato! Caga sto qua! Ma sentiamo male! Parla volgare, come è stato? Che cazzo, uno ha da ragionare pure, è pure dire lo scopo! La mamma di tuo padre era un bravo ragazzo! Ma non metto per mia zappata, parliamo, ammette, cheat, basta, che era, non importa, era, lui amavremo,
perché mo non perché mo ma perché asciaga si asciamere no quando a te ancora non darri non parlare cose serie non prima che ci stupido parlare cose serie se tiene qualche cosa da ridere non rompolo qua va 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 solamente la stessa parola e tu quale parole parli tu non lo dici proprio tu non dici proprio tu non lo sai tu non lo sai tu non lo sai perché tu sai sopra che batte tu batte sopra lo fatto che a te ti hanno strumentalizzato tu non sai niente non sai niente perché non sai manco che sì tu non sai che significa tu non sai tu non sai che il rapporto tiene con il contesto dove stai non ci sei proprio non ci sei non ci sei tu non ci stai sì sì non lo posso rispondere hai ragione ah va rispondo po guarda che vuoi significare sta crescendo che tu non sei niente. Ma scusate. Tu, con quel carici, mo, non sei niente. So, non dimostri di essere niente. Però so cinta dicendo te. Eh? Dimostralo, teori pratica a me. Grazie, perché che cosa? Perché tu sei integrato in un sistema che ti opprime e no. Ehi no. Ehi no. Come la pensi tu? Tu stai in questo sistema disintegrato, ti fai sfruttare perché io mi ribello a questo sistema, io so pace e tu sei dritto. Stando a questo sistema, ti sto civilizzando. Tu a me? Ah, sto. A me mi avete trovato tu, tanto che civilizzato, perché mi avete civilizzato? Perché sì, perché mi avete ammannato alla Svizzera 10 anni e papà non so 20 anni che è stata la Svizzera, questo. Ah, mi civilizzato la pinga, mi civilizzato. Lo pollo la patata. Per dire tu, no tu, perché tu lo vorrivi. Perché ti una bella, un bel padre. Aspetta, 50... Venerdì. Quando è stato? Venerdì. Aspetta, venerdì. Aspetta, io... Sabato domenica hai mangiato il patatino. La buona mamma papà, quanti anni è stato in Svizzera? Pietro. Pietro. Io sono stato 6 anni, papà è stato dallo 58 fino allo 72. Papà nonno è dallo 56 è stato. Che giro d'Italia, tuo padre era un grande amico mio. Non avevamo niente né io né lui. Io continuo a non avere niente. Sono 20 anni che giro l'Italia. Tuo padre ha avuto la fortuna di andare in Svizzera e farsi qualche cosa. Ma forse tu credi che è la fortuna c'è. Io dico una cosa, io sono giù dalla Svizzera, è da Aldeca Sudafrica la Madonna. Aldeca Sudafrica, la Svizzera io non ci giocava insieme alla Svizzera perché la Svizzera mi marginava. E tu permetti che immaginassi l'Italia 100 volte piuttosto che stanno alla Svizzera. Isolati. Non me ne frega, ma sta con lo peso. Non me ne fotte. Ma ti dicono terrone, gli stessi marginati. D'altro dici, è perché è grazie. Te l'ha detta un italiano, te l'ha detta un italiano, è più grave. La famiglia qua, io la pretendo, la voglio perché è un diritto mio. Comunque va, è la stessa vai. Cosa, il problema è qui. Però per fare i 108 che si è girato il boom economico, che mi hai dato? Calma, la vita non la sai. Che non la sai la vita? Tenessi con la bandiera la mattina e un po' calato. Hai capito? Mangia e beva alla casa che stai la mamma. È così. Perché tu non mangi? Perché? Te l'ha detto tuo zio. Tra te a quella domanda che facisto, mo faccio un anno, te l'ha detto tuo zio. Mi sembra che mi risponda tu. Perfetto. Mo voglio una risposta da te. Mo vi rispondo subito, insomma. Cioè lo fate. Vieni qua, vieni qua. Cioè, prima cosa esiste questo, insomma. Che il fatto che io magari non lo so ho anche la possibilità di fare la bistecca, la cosa, la fesseria, non esclude certi discorsi. Come? Cioè non esclude il fatto che io possa stare con certa gente e condividere certi ideali, insomma. Tu permetti? Sì. O no, insomma, cioè non esclude che io magari assimilo certi modi di pensare, e combatto per quelle cose, insomma. Ma tu non è che combatto per... Chi cazzo te, insomma? Ma non è che combatto tu per un assenziano vero, poi ammazzate l'Italia. Chi te lo dice? Voi, capacità, ma distrugge qui, non è che tu ammazzi per farla lavorare, chi? No. Chi? No. Che no. Ma come... Tu faccio solo... Roberto ha un po' quattro lo balla, ma dopo non c'è niente. Sotto non c'è niente. Ringraziamo un po' la democrazia che sta. Democrazia. Caso non c'è la democrazia, Totò. Ah. 100 volte. Ah? Vede Berlinguer ti attrezza il spangente. Anche a te. Te faccio anche a te. Hai il permesso. Berlinguer mi realizza! Hai il permesso, scusa, hai il permesso dalla scuola. Ah, c'è la guardiola. Azienda. Sai che significa l'azienda? E ci va. Come io pagando male la testa. Quello che tu non fai. No, manco gruppo poco, ci fa uno studente, però. Tutto quanto. Tu sei nato donna, non puoi morire quadre. No, lo pesce resta con lo pesce, resta con lo pesce. L'ingegnere con lo mannaro sta a fare. Ora ti faccio fare la teterella.
E chi tappa loro? Non donassi, non donassi con quelle che ti hanno foccato in capo da Indi, dai, da Democrazia Cristiana, da la Madonna. Analizzo obiettivamente, obiettivamente. Io voto Democrazia Cristiana. Democrazia Cristiana. Ah, che perché voi? Che ti faccio portare a te bene, ti faccio portare in lusso e ti faccio stare libero. Perché voti? Libero, pupo. Che libero? Libero in che cosa? Sapere per guarda, ti sta spangendo. Libero negli spazi che mi lasci tu. Ne vieni qua tu che parli di cavalli da uno di. Ma che è per te Democrazia? E parla allora di Democrazia. Democrazia, che ti faccio sta moto? Ti fa parlare adesso e dopo ti va a mangiare lo guapatello, poi ti fa parlare. Questa è la democrazia. Go. E poi sapendo che io mi mangio lo cavallo e l'altro si mangia caviale, sei champagne. Ma mangialo tutto questa bene. Questa è democrazia. Noi siamo da Ferdinando, ci prendiamo una bella una torta. Gelato, desirena, 4.800 lire. Si paga perché i dubbi ti aggirano. Aggirano. Sì, morire. Che può pagare. Toto. Beh, io ci ho sgranato. Ciao. Stato buono. I cavatelli, non lo scordare. No. I cavatelli della democrazia, fatti a uno di. Dire dai, è con la bistecca di fierre a Pompei, la bistecca di fierre a Pompei. Pensa tu, pensa che ancora siamo su giuccio per te. La prima te la gente già a Paipiri, capite? Te la chiamava il guarone. No, una volta mi registra che mi aveva appena l'orologio, a me è Ida, l'orologio. E ci aveva messo i riflettori sotto il comune, non cambiare. Democraticamente, non malfaccia come a voi, democristiano, non come a voi. Unito a pocciare tutto cosa. Non vogliamo accendere niente. Prossimamente rientriamo noi in campo come una volta. Sì, come li fascisti, è vero. Prossima. Come le squadre fasciste. E che rari c'è i fascisti? Eh? Ma ne c'è... Che hai visto altri che devo dire? Mussolini, fascista. Ci pensate? Fascista. Che ha dato la propaganda sociale. Fascista. Ci ha dato la pensione al vero. Ha dato l'occasione che può dare a mio suocero, mi può dare il potere a me. La pensione al tuo padre lo può cattare da un altro. Ha dato la pensione al no. Non può fare. Pupo. Perché te l'ha data? Perché te l'ha data? Leva. Perché te l'ha data? Scusa, perché te l'ha data? Tu hai la guardiola. Perché te l'ha data? Tengo il costo, non va con la... Ah, il costo, bella, aria fina, democraticamente. Ci, ci vado ogni mattina dalle 4 alle 10. Mussolina, la palama di tuo padre. Eh? La palama di tuo padre. Che ha fatto? L'ha posto su. Che? Mussolini, Mussolini l'ha posto su. Io ti ricordo una cosa. No, riga si giù da rete in Svizzera. Sono giù dalla Svizzera. E me ne vanto che sono state vinte. Sono stato in Germania io, sono stato a divertimento, col pollo al venerdì. Secondo pollo alla sera. Ma te tu mangi solo pollo e cavatiello a doccia? Dopo, allora che già mangiare, che già mangiare? Ehi, capisci tu? Dopo quella marmucca, una bella fumoluccia. Rice, birra, a dove avrei? Questa era la Germania. Questa era, perché non si rumasta la Germania? Perché non si rumasta? Abbiamo salone qua. Teneva un altro mestiere. Ah, altro mestiere. No, e perché non si sta male? Si sta male in Germania. Stavo buono, dai. Si sta male in Germania. Solo a me, stavi bene là. Perché non si rumasta? Ma io ho un mestiere, fratello bello. Bene, allora te lo... Come tu puoi fare quel mestiere che fa là dentro, che è lasciato il defunto di tuo padre? Sto facendo no non lo fai pupo fino a prova con non lo fai fino a prova con non lo fai rappuno fatia per realizzarsi caro Pioce, capito? No, per mangiare cavatini, cioè, se tu stavi bene in Germania da solo la femmina lo vuole lo bolla, perché non si rumasse lì? C'avevo un altro mestiere, sono andato per fare un po' di quadrina per ci ripensarmo pure un po', perché dai ci ripensiamo e ci vediamo no, sono rientrato, sono rientrato perché mi fanno troppo pollo di mangiare troppo bene. Quando non mangiassi. Tu parlare fascista. Tu fascista. Sei tu, sì, fascista. L'unica che va a dare sta sfaccetta. Sei fascista e basta. Futanghino manganetto, bello. Ecco, che quando lo userai? Fammi sentire. Fammi sentire, quando è che lo userai quel manganetto? No. Così io scenderò per far vedere da te, per farmi donare a te, tanno gli scenni. Ma voglio fare donare lo manganello. Tu in sta cocozza non tieni niente. No, ma poi ritta che tenia caniglia, prima ritta che tenia cocozza. Il manganello significa che puoi metti in ordine, senza rang. Senza, a chi lo tiene a fare lo manganello? Così, lo porto per la cannella come porto quello la maranna e lo puzzo. Quando viene qua. Vire, vire che significa, c'è la Germania e la Svizzera, che non è lo pollo sta la Germania, ricordate quello, non è lo pollo la Germania, è sto pollo. Ce l'hai mangiato, Sandro? Parlo di voi, perché tempo democratico, io quando giovane. Ricordati una cosa, che noi in quanto alla legge che hanno approvato mo potremmo già essere arrestati, soltanto per questo. Domenica tutto a vedere la partita, la Cetonia, tutte macchine, tutto bandiere. Eccolo Mahumava, tu sei un turco, sei una persona che deve stare isolato solo. Non è perché... Race! Facciamo Hitler, fregati, tanto che ci troviamo. È la stessa cosa. Una buona battuta, ragazzi. Se ne va, faccio la battuta.
L'evento intorno al quale ruota un po' tutta la vita estiva di Rocchetta è la festa della Madonna del Pozzo e del patrono del paese, San Rocco, che fino allo scorso anno si svolgeva a fine agosto. Quest'anno, per la prima volta, la festa è stata anticipata alla metà del mese, dopo un'accesa disputa tra i difensori della data tradizionale e chi era costretto al rientro prima di tale data. Gli emigranti, che contribuiscono largamente alle spese, possono quindi finalmente prendervi parte. Più si avvicina il giorno della festa e più il comitato promotore, di cui il sindaco è presidente, si impegna nella raccolta dei soldi necessari. Silenzio, non mi fa parlare. Non mi fa parlare. Non mi fa parlare a me. Sono quelli che si mettono dal calzetto. Non mi fa parlare. Ti conosco bene. No, mi sento freddo. Come cittadino, perché quest'anno capita proprio in una giornata che non è il caso di... Che cosa? La festa? Ma tutti, ma però non riesco a capire. Per noi commercianti non è proprio, è un grande affluire di gente, ma senza nessun frutto. Questa è la mia, come cittadino. Non ne possiamo vedere. Siamo molto lontani. Ritorneremo, facciamo maturare. Io do questo. Se mio marito dovesse darti più, non lo so. Leggete ad alta voce, così... Glorioso San Rocco, che... Mamma Celeste, va bene. Lì dove me gli ospiti forestieri sarà riservata la consueta cordiale ospitalità, programma. Domenica 7 agosto, ore 18, Santissima Messa al Santuario della Madonna del Pozzo. Ore 21, arriva della statua della Vergine Santissima in imponente processione accompagnata dal complesso bandistico Roseto Valfortore. Sarà tenuto commovente panegirico dal reverendo, reverendissimo Padre Silvio Damondel. Lunedì 8 agosto, ore 8, solenne inizio della novena in onore della Vergine Santissima al mattino ed in onore di San Rocco al pomeriggio. Serata, ore 22:30, serata di liscio. Pop, musica leggera, canzone con l'orchestra, spettacolo Pinto Show. Mercoledì 17 agosto, ore 6:30, Santissima Messa e processione della Madonna del Pozzo dal paese alla Cappella Rurale, accompagnata dalla banda musicale Roseto Valfortore. Ore 20, in piazza centrale, serata di Gran Gala delle canzoni e di arte varie con l'orchestra, spettacolo Cantestate Show 77. Partecipazione di Andy Bono, Marina Bassi e molte altre belle ragazze. Popolarissimo Carlo Croc. Concluderà il programma Rosanna Fratello e il suo complesso. Quanto viene a costare questa festa che dicono che è bella? Una quindicina. 12 milioni. Non lo so, almeno come sentire, perché l'anno scorso ne hanno consumato 7 milioni, quest'anno abbiamo mandato tutto così e la festa l'anno scorso per me si è stata fatta alla fine di agosto, che costava di meno, quest'anno costa il doppio, perché le imbalcature già stanno 15 giorni prima, pensano poi chissà quante, ogni palla di chissà quante si pigliano i giorni. È normale. Questo si piglieranno parecchi. Ma come mai sono arrivati in anticipo? È per far piacere a voi emigranti. E questi turisti che vengono a Milano, Torino, eccetera. Vedi, è emigrante. Sì, ma hanno pagato in più per anticipare. È normale, io dico per le feste si paga di più. Io al giorno del 14, 15 e 16 me ne vado. Perché mo ti spiego una cosa, voi siete stati in Germania, sto vogliono stare in Germania, io sono stato in Svizzera. Mortaretta ne sparano 3 a 4 massimo. Qua ne sparano una tonnellata, allora ogni scuppatata in aria 10.000 lire, la piglia, la volta per terra almeno la mangiano due sgraziate per 10 giorni. No, la volta a volare, io tamo la volare. Poi viene Sandra Mondaini, 3-4 fessarini, allora chi viene e appara su, questo frega 4-5 milioni, con 4 canzoni frasi di cavolta. E questa non è una cosa, per me non è una cosa giusta. Comunque io penso che qua ci sia un'altra ragione per cui si fanno, cioè il ricordo degli emigranti che tornano, vogliono vedere le stesse cose di quando erano piccoli.
Tanto è vero che conciliano la festa dell'unità con quella della Madonna, insomma, fanno tutto, tutte le erbe un fascio. Stasera pure la festa dell'unità? Non so, ma in questi giorni mettono i soldi sia per l'uno che per l'altro. Per loro basta che si trovano insieme, fanno a meno dell'acqua, fanno a meno della fognatura, fanno a meno di qualunque cosa, basta che stanno insieme. I nostri paesi sono diversi da questo genere qua. Voi lo sapete, no? Come sono? Sono più industrializzati, più emancipati come costruzioni, più nuovi, rinnovati, con fabbriche, e gente che lavora in ogni campo, insomma. Questi sono paesi che sono in via d'abbandono, ma la gente ci ritorna perché è giusto che ci ritorni. Vuole trovare il suo mondo di quando era, della propria infanzia, i propri ricordi. Qui. Io no, personalmente, però capisco che ci vuole vivere, è giusto. Una cosa comprensibilissima, uno dove è nato, dove è cresciuto, ci torna volentieri, alla propria cultura, perché questa è cultura. Qualunque cosa, qualunque snobismo noi ne vogliamo fare, questa è cultura, cultura popolare. È una sostituzione di quella scuola che noi viviamo oggi, che ci vuol dare altre cose. Questa è la cultura dei poveri, un modo di fare della vita sociale insieme, no? Un modo di incontrarsi, di ragionare sulle stesse cose. Diversamente di che cosa parlerebbero, su che cosa, su che base si incontrerebbero, è vero? Sandra non è d'accordo. Chi è questa? No, cioè non è che sono d'accordo sul fatto che potrebbe risultare cultura, cioè il fatto di un punto d'incontro, cioè, ma non credo che il ritorno al paese natia sia solo un fatto nostalgico, cioè ritorno al posto dove sono nato per rivedere le cose, cioè io credo che si pone in altri termini, ritorno per portare qualcosa di cambiato, cioè adesso che ho vissuto una realtà diversa, adesso che vedo che la mia realtà del mio paese è una realtà ingiusta, perché proprio ci sono quelle carenze di cui tu parlavi, insomma, mancanza di lavoro, di industrializzazione, cioè io credo che vengono anche con più spirito critico, con più voglia di fare, anche se poi magari si arresta così al semplice fatto di vivere la festa. Poi non sono molto d'accordo sul fatto della festa dell'unità e di San Rocco, non credo che ci sia stata una... cioè non è, credo che hanno messo insieme le due feste volontariamente. Cioè, io quest'anno credo che sì, invece. No, così incontrano i turisti, insomma, gli emigranti proprio nello stesso momento, perché se la fanno fra un mese non c'è più nessuno qua. Io per esempio ho notato una differenza di mentalità fra coloro che sono stati a lavorare all'estero in Alta Italia, dello stesso paese, e quelli che sono stati sempre qua, c'è una differenza netta. Alle 9. Che fa? Parla. Parla la Madonna. Una settimana prima della festa, la statua della Madonna del Pozzo viene trasportata dalla chiesetta di campagna in cui è custodita durante l'anno alla cattedrale. Al paese questo avvenimento che segna l'inizio dei festeggiamenti è atteso con molta emozione. Chi è che deve sparare? Chi è che? Chi deve sparare? Da fuori, chiaro, senza sicurezza. Voglio! C'è chi va e chi viene, vedi? Cioè, c'è gente che scende e gente che sale. Chi scende non la vedo? No, stanno gente che scende pure. Vedi, prima di arrivare a quelle che salgono. Queste persone li trovo molto legati e appassionati alla loro cosa. Io per esempio quando è festa, altro non si parla che della Madonna di San Rocco, si portano a spasso, li portano indietro, si spupazzano in destra e a sinistra, ma lo fanno con passione, con vera fede, direi onestamente. È un'immagine che è meravigliosa guardarla, quando arriva la vedete, è un'immagine proprio meravigliosa.
Ma vedete, insomma, per chi è religioso, io lo sono a modo mio però, ma il Padre Eterno appresso la fede comunque sia fatta, anche se questa è una forma di paganesimo, però basta che c'è la buona intenzione, è questo che conta, no? Del resto, vedete, quel Dio che ci hanno fabbricato lontano da noi, che dobbiamo sentire e non vedere. Invece la persona ha bisogno proprio di toccarla, la sta come se andava vicino a Mercurio, tu non m'hai protetto, mo ti do una sberla. Addirittura si racconta, questa è mia suocera che me l'ha detto, dice che un anno che pioveva sempre alla mietitura, dice cosa fecero? Loro non potevano mietere con la falce. Portarono fuori tutti i santi dalla chiesa. Dice siamo sotto l'acqua noi, ci dovete stare pure voi. Sì, è vero. E li portarono in processione. Sì. Cioè, quello è il santo, cioè quello di dipinto, verniciato, quello è il santo. Non possono immaginare un'altra cosa. Questo grido spontaneo di vita, fratelli miei, io voglio farlo concretizzare da voi, con invito spontaneo di vita, alla Madonna nostra, alla Regina nostra, ridiamo il significato clamoroso della vita e siccome l'applauso è il sentimento della gioia che profonde dall'individuità dello spirito, battiamo le mani alla nostra Madonna, acclamandola come Regina e come Signora. Grazie Madre per l'esaltazione della gioia, grazie Madre per l'amore consacrato, grazie Madre per i figli bellissimi, grazie Madre per i vecchi che si incamminano serenamente alla morte, grazie Madre per le mamme eroiche, grazie Madre per i genitori del cuore, grazie Madre che sei stata mamma degli orfani, grazie Madre che sei stata madre della vita, grazie Madre che hai preso il fazzoletto per asciugarci le lacrime, grazie Madre che ci hai sempre protetti, grazie Madre per essere venuta fra di noi, grazie Madre che sei sempre la trombatrice, grazie Madre che sei sempre la sorella, grazie Madre che sei sempre la consolatrice, grazie Madre che sei sempre l'amore, grazie Madre che sei sempre la stella, grazie Madre che sei sempre il sole. E quando la notte è buia, ci sei tu che risplendi. Quando siamo soli, c'è il tuo cuore. Quando la vita nostra è travolta da tante cose, sei tu che come madre ci sei vicina. La statua si porta con recitante,
di soldi come lo tieni tu, lo tieni anche l'altro cittadino. E ha messo. Per fortuna sì, si trovano loro, si trovano un battito, vedendosi contrastati, che vedono i piccoli cafoni, che allora chi diceva che a competere con loro, per loro. Sì, ma è finito quella volta. Sì, e sto qua finendo, meno male, vedi, è finito. Vabbè, la portano tutto, tu vuoi portare la Marona. E la risata. Sì. È una grande soddisfazione vedere quello, perché so che il figlio dice, recitiamo, andiamo. È una soddisfazione per me. Come io sono figlio di povero diavolo, come te, come tutti. E allora è una soddisfazione già questa. Invece prima, qui, ai tempi passati, vedevi la cricca che un operaio non si poteva avvicinare. Ma prima esisteva più ignoranza. Non c'era. Perché, signore? Perché, signore? No, per me mi sembra una cosa assurda. Non vabbè, non è una cosa assurda. Ma date che qui è una usanza. È una usanza di paese. Chi l'ha detto? Tutte le città non fanno come Rocchetano. Uno dà, le ho offerto quello che vuole. No, che uno deve dire, no, all'asta così, cosa stiamo a fare? Ma è quella la tradizione che si porta, allora quella lì si perde, scusa, abbi pazienza. Non è vero, non è che si fa quello lì. Qua è l'onore di portare, chi vuole l'onore di portare il santo che ce ne paga le spese, no. La tradizione del qua che si fa sempre così. Alla gara del rispetto al santo, perché se io voglio l'onore di portarlo, lo voglio portare sulla schiena, voglio pure pagare, ma rodata lo voglio portare. E per la devozione, qui c'è gente che viene da lontano, qui ce n'è uno che è venuto dagli Stati Uniti per portare la statua. Signore, è quello lo Stato, cioè che hanno la fede di farlo. E la fede di farli, invece ci sono altri che lo facevano perché erano i grossi e loro non c'era chi li poteva competere a soldi. La recita è un'antica e singolare usanza. Consiste in una gara tra cittadini per avere l'onore di portare a spalla le statue della Madonna e di San Rocco. Quest'anno per la prima volta gli emigranti presenti in massa alla festa hanno deciso di aggiudicarsi l'asta a tutti i costi. Chi è che parla qua? Quando è la storia? Matteo. E dai, come fate se la sta? Quando? 10.000. 20.000. 25. Senza gridare. 30. 35. 45. 50. 55. 60. 70. 85. Ma va. Grazie. Avevo offerto San Rocco 100.000. No, andiamo a fare. 100.000. Il resto è già rimasto 80, diamo 100.000. 85, non 80, è rimasto 85. Sì. E noi ne diamo 100, eh. Io ho offerto 90. Chi ha offerto 90? Io ho offerto 90.000 lire. 100.000. Basta. Permessi. Forza. Che la Madonna fa d'asta 50.000. 55. Chi parla 100.000? Io. 105. 120. 150. 200.